Certo. Se uno volesse andare a vedere in che zona del centro, o meglio della città di Modena, si trovava la Modena romana, dov'è che deve andare? Allora, il centro della Modena romana è stato più o meno identificato tra... voi sapete che le città romane erano fatte tutte più o meno ortogonali, cioè con vie ortogonali, quadrate o rettangolari, perché erano fatte come degli accampamenti militari, e quindi c'erano tutte le strade che andavano da est a ovest, sostanzialmente, erano i decumani. Tutte le strade che andavano da sud erano i cardini. Ebbene, l'incrocio per Modena, il decumano principale, era la via Emilia, ovviamente, che tutt'oggi infatti va da via Emilia est a via Emilia ovest. E il cardine principale è stato identificato con una strada che più o meno correva dove c'è Rua Pioppa oggi. Quindi l'incrocio tra Rua Pioppa e via Emilia, per darvi un'idea dove c'è la chiesa di San Biagio oggi, era probabilmente il centro della città romana. Infatti il foro romano era indicativamente, l'hanno identificato nella quella rettangolo praticamente che ha come estremi via Emilia, via Rua Pioppa e Corso Adriano e il pezzettino sotto che di via Mascarella. Lì praticamente c'era il foro, infatti hanno trovato scavando un sacco di materiali, tra cui anche diverse statue, basamenti di statue dedicate agli imperatori. Corso Adriano si chiama così perché è stata trovata a fine dell'Ottocento un basamento di una statua che appunto riportava il nome dell'imperatore Adriano, e di vicino c'erano anche le terme che sono state identificate sotto l'attuale palazzo della provincia, dove hanno scavato e addirittura hanno trovato che le terme avevano il riscaldamento a pavimento.